Amici di Izmo, bentornati dopo la video descrizione del Xiaomi Mi 11 e l'altro momento della recensione del telefono Movie Magic. Allora, le funzioni per cui Xiaomi definisce il Mi 11 un telefono Movie Magic le abbiamo già viste ampiamente nella sua descrizione, molto estesa tra l'altro, che trovate sul nostro canale YouTube. Io in questo momento voglio tirare le somme di queste, diciamo, 2 settimane abbondanti di prova di questo telefono, perché ve lo dico subito, per la prima volta nella mia vita ho trattato uno Xiaomi non come telefono di prova, ma come telefono mio. Quindi l'ho sostituito in toto al mio apparato informatico e di produttività per l'ufficio e per la vita privata, perché mi hanno subito colpito alcune cose. Innanzitutto le dimensioni super compatte, nonostante il display che è comunque da 6,81 pollici. Poi sul display ci arriviamo perché fa parte della recensione. Però dimensioni compatte, questa impostazione particolare della fotocamera che regala comunque un'estetica molto divertente. Bello da tenere in mano, un po' scivoloso, quindi assolutamente la cover è d'obbligo. Altra cosa che mi è piaciuta, l'autonomia. Vado subito ai punti critici. L'autonomia, la batteria è da 4600 mAh, l'alimentatore in dotazione è da 55 watt, che vuol dire che in circa 40-45 minuti praticamente si passa da 0 a 100% della batteria, e quindi carica super veloce. Ma poi il processore, che è lo Qualcomm Snapdragon 888, in questo caso assistito da 8 più 128 GB di RAM, è molto gentile nei confronti della batteria. Vi do qualche dato, guardando per esempio tutte e 5 le puntate di WandaVision, quindi per un totale, vediamo subito, allora 29 circa. Allora, facciamo così, queste sono un po' più di 2 ore, quindi circa 6 ore, ok? La batteria si è esaurita poco meno del 40%, diciamo, era il 56% quando ho riguardato nuovamente l'indicazione qui nell'icona. Quindi, considerando un po' di navigazione, eccetera, secondo me è una buona resistenza. Detto questo, il telefono, se non lo usate in maniera puramente di svago, per guardare le mail durante il weekend, vi dura tranquillamente per tutto il weekend e arriva tranquillamente a sera. Vi dico semplicemente che sono al 67% e l'ho staccato dalla batteria a parete sabato tardo pomeriggio. Lo sto usando, ho chiamato, sono in navigazione 5G, adesso sono in wifi. Direi che la cosa non è affatto male, e l'autonomia è sicuramente uno dei punti di forza, complice la batteria di buona potenza e il processore, che è a 5 nanometri. Allora, qui arriviamo al processore. E prima di parlare del display e di tutto il resto, che è la macchina fotografica e la nostra prova d'uso, vorrei dilungarmi un po' più sul processore, non troppo ovviamente, facendo ricorso a un articolo che trovate pubblicato sul nostro sito, ok, dove ho messo a confronto lo Snapdragon 888 con tutti gli altri processori, con i benchmark, e mi ha davvero stupito, perché chiaramente il telefono che ho usato per fare le prove è stato questo, mi hanno davvero stupito le prestazioni. Innanzitutto, processore Snapdragon 888, qua li vediamo confrontati rispetto all'865, che finora era il top di gamma. 5 nanometri è quello nuovo, 7 nanometri, questo vuol dire che incrementa in prestazioni, perché riducendo la dimensione dei transistor e lo spazio occupato si possono mettere più transistor, quindi aumentano le prestazioni, si riduce l'impatto energetico e si riduce anche il livello di calore prodotto. E ancora qui torno al telefonino, perché ho fatto un po' di screenshot, e allora anche a pieno carico, quindi vuol dire
dopo sessioni e sessioni di gioco, non supera i 50 gradi. Questo è tanto per farvi vedere che l'ho usato per diverso tempo e non ho visto mai arrivare intorno ai 52-53 gradi. 50 gradi è quando proprio ho giocato tanto, tanto, tanto. Altra cosa, come è costruito? Lo Slam Dragon riprende un po' lo schema dell'865. L'888 è quindi è un octa-core asimmetrico perché ha un core Cortex X1 a 284 GHz, che è il vero segreto delle prestazioni potenti che vi farò vedere, più 3 core Cortex A78 a 2,42 GHz, e queste servono per bilanciare i consumi ma mantenendo le prestazioni alte, e 4 core Cortex A55 a 1,8 che invece servono per sbilanciare l'autonomia rispetto alle prestazioni, quindi più l'impatto energetico è minore e quindi dura più a lungo la batteria. Reparto grafico Adreno 660, rispetto al 650 è anch'esso a 5 nanometri, soprattutto opera 800 MHz invece dei 600, circa 600 del precedente. E questo permette di avere, a parità di unità di elaborazione, un incremento di circa, adesso lo farò vedere, un buon 30%. L'unità di intelligenza artificiale, che sono 780, un'evoluzione da 698, è molto più efficiente, praticamente ha molte più unità specializzazione e di elaborazione. Le piste di comunicazione con la RAM sono LPDDR5, che vuol dire che offrono oltre 4 giga di banda passante. Perfetto per qualunque tipo di esigenza lavorativa, multimediale e di qualunque altro tipo. Di più, con l'888 è stato varato anche il protocollo UFS 3.1 di collegamento con lo storage, quindi anche lo storage è molto veloce. E questo poi si riflette sui benchmark. Partiamo dal Geekbench, che misura le prestazioni in single core, l'azzurro, il multicore il verde e la GPU il grigio. Allora, questo è l'888, ok? Questo sotto è l'Apple, ma non lo guardiamo. Noi guardiamo rispetto all'865. Come vedete, le prestazioni single core, multicore aumenta leggermente, ma è proprio sulla GPU che l'Adreno fa la differenza. Poi andiamo su AnTuTu, e qui AnTuTu il Mi 11 fa il record con quasi 700.000 punti. Adesso vi farò vedere i dati granulari. Infine, facendo il dato complessivo, quindi sommando in maniera ponderata i risultati Geekbench e quelli di AnTuTu, si ottiene una cosa incredibile, che lo Snapdragon 888 montato sullo Xiaomi Mi 11 praticamente è il telefono, è il processore e il telefono più veloce in questo momento. Addirittura guardate dove è la media dei telefoni con 865, quindi è un incremento, come promesso, significativo. A questo punto vi faccio vedere i dati effettivi delle prestazioni raccolte. Screenshot, eccoli qua. 672.200 con AnTuTu, 4.648 nel caso di Geekbench per la parte CPU, e questi sono i dati in single core e multicore. L'888 ha ottenuto questo risultato davvero che mi ha sorpreso, quindi come vi dicevo prima, basso impatto sulla batteria, altissime prestazioni, che si sommano al display, e display è l'altro elemento fondamentale che mi ha stupito in questa prova. Allora, abbiamo già detto nella descrizione che il display scelto da Xiaomi ha ricevuto la classificazione A più da DisplayMate. DisplayMate è questa istituzione che certifica i display. Vi ho già anche detto che il display in questo caso opera a 120 Hz, quindi la frequenza di refresh verticale è 120 Hz senza andare a toccare la risoluzione, quindi la risoluzione massima è di 3200x1440. Non vi ho detto però, e ho capito come funzionano, il fatto che questo display ha una frequenza di aggiornamento è variabile. I 120 Hz servono per rendere i movimenti più fluidi rispetto ai 60 Hz. In realtà il processore, comunque il sistema, comanda la frequenza tra un range tra 30 e 120 Hz. Quindi
mette a 30 Hz il display quando si visualizza l'always on display, quindi diciamo in standby. Quando si utilizza il display in modalità statica, quindi in questo momento, o per visualizzare anche delle foto, o per anche solo per YouTube, rimane a 60 Hz. Ok, non si muove da lì. A 90 Hz arriva con il gaming. Quelli ottimizzati di giochi possono sfruttare 120 Hz e soprattutto si attiva 120 Hz quando si esegue lo scrolling. Quindi lo scrolling delle pagine web avviene a 120 Hz. Come a dire che non è sempre tutto a 120 Hz, anche per evitare di impattare eccessivamente sulla batteria. Questo è un altro elemento che aumenta l'autonomia. E poi c'è un'altra cosa che vi devo dire. Allora, è un AMOLED, frequenza massima 120 Hz, ve l'ho già detto, luminosità massima 1500 nits. Alla risoluzione data e per il tipo di caratteristiche del display significa che è un HDR10 Plus. Tra l'altro anche la fotocamera posteriore da 108 megapixel registra in HDR10 Plus, quindi vuol dire che quando voi registrate alla massima definizione possibile con la fotocamera principale, quello che rivedete sul display è esattamente una riproduzione realistica dell'HDR10 Plus dei video che avete registrato. Il display ha una profondità di colore di 10 bit, quindi sono miliardi di colori. 6,81 pollici significa avere un rapporto screen to body di circa 91%. Tutti i dati che vanno bene. Quello che è particolare sapere è che questo AMOLED, questo schermo OLED, ha un'architettura a Diamond Pixel. Si è stato parlato di questo display con i pixel a forma di diamante, Diamond Pixel, e io ho qui uno schema che vi permette di capire cosa significa quando si parla di questo display Diamond Pixel, che è quello impiegato sul Xiaomi Mi 11 e che lo rende anche così di alta qualità e che gli ha permesso di ottenere la certificazione da Display Mate, quindi A+. Perché? Perché? Perché si chiama Diamond Pixel? Perché i pixel rossi e blu hanno questa conformazione particolare e quindi diciamo a diamante, diciamola così. E anche comunque quelli verdi non sono perfettamente rotondi, ma hanno anche loro questa conformazione che sembra un diamante, mentre in questo caso magari un diamante visto dal basso, questo sembra un diamante visto in senso trasversale. Allora, qual è il grande vantaggio di utilizzare questa allocazione, questa disposizione geometrica dei pixel? Che si ottiene una maggiore precisione, una maggiore chiarezza nella riproduzione delle linee verticali, orizzontali e oblique, il che vuol dire che guardando il display in qualunque tipo di posizione, otterrete una perfetta visualizzazione e riproduzione dei colori e delle immagini e di tutto quello che viene mostrato. Questa maggiore precisione si traduce in nessun artefatto, quindi nessun effetto pixelato, nessun effetto artefatto, quindi con elementi che non sono perfettamente raccordati l'uno all'altro, ma soprattutto una maggiore densità dei pixel. Infatti, anche questo si nota che la qualità di visualizzazione delle immagini che adesso vi farò vedere e dei video è nettamente superiore. Partiamo per esempio dalle foto, dalle immagini. Prendiamo per esempio questa foto, e qui introduciamo un altro argomento della parte fotografica. Questa è una foto fatta in macro. Allora, già, vi faccio notare che questo era un pezzettino, ma proprio un granellino di vetro, probabilmente di una bottiglia, appoggiato su questo marciapiede, e vi faccio notare la doppia informazione, la qualità grafica del display. Ma soprattutto, e quindi arriviamo sulla parte forte e sul Movie Magic, la qualità delle ottiche impiegate da Xiaomi, perché il Mi 11 a me ha stupito anche per la resa fotografica. Questo non è un esempio, questa è la macro. La macro è comandata e si usa attraverso il sensore principale da 108 megapixel. Vi faccio un piccolo riassunto prima di andare a vedere la parte fotografica. Il sensore primario, questo,
da 108 megapixel, quindi usa un sensore Samsung ISOCELL HM2, lo stesso del Mi 10T Pro, F1.85. Lunghezza focale di 26 mm, che vuol dire che è un grandangolare, è stabilizzato otticamente, quindi OIS, troverete nelle specifiche tecniche, e la messa a fuoco è a rilevamento di fase, quindi troverete scritto PDAF, PDAF. In più, Xiaomi ci tiene a dirci che la costruzione delle lenti è a 7 moduli, vuol dire avere una migliore resa e una migliore inquadratura, insomma, un passaggio della luce vuol dire avere una qualità migliore complessiva delle foto, e in effetti è così, vi mostrerò. Questo altro sensore, questo altro occhio che ci guarda, è l'ultra wide angle, quindi è l'ultra grandangolare, tant'è che ha un'apertura, ha un angolo di visione fino a 120 gradi, è a 13 megapixel, f2.4, questo è il flash. Infine eccolo qua, questo è il macro, 5 megapixel, f2.4, 50 mm. Prima vi ho detto che si comandava dal sensore principale, ma perché in realtà è un trucco, perché per andare ad attivare il macro dovete, nella modalità foto, andare a... Una volta attivato la modalità super macro, vi sarà possibile sfruttare l'obiettivo dedicato. Il super macro opera tra 3 e 10 cm, quindi più mi avvicino, più mette a fuoco, e voilà, eccolo qua, il super macro. E riesco addirittura a prendere il... la dicitura della penna. Eccola. È notevole, perché poi è notevole eccolo qua, il dettaglio, la grande, se qua mi sono mosso, però bisogna stare molto fermi quando si usa il super macro, ed è un consiglio che vi do anche quando usate lo zoom. Lo zoom arriva fino a 3x, ora vi farò vedere le foto, diciamo che fino a 2x, fino a 5x, 2x, diciamo che tra 2x e 5x c'è il limite massimo nel quale dovete poi stare molto attenti e molto, molto stabili, perché a 10x, 30x, stare estremamente cauti nell'utilizzarlo, perché lo stabilizzatore ottico tende a essere meno efficiente in quanto sta operando fondamentalmente in interpolazione e quindi in digitale. Molto meglio invece la parte di super grandangolo, perché si ottengono foto stabili e con risultati di questo tipo. Allora, questo è un super macro, e da notare anche addirittura le ombre. Si vedono addirittura i segni del mandarino. Ma la cosa incredibile è che questo è un super macro al buio, quindi fatto con l'effetto super night mode, e questo è indicativo di quanto abbia lavorato Xiaomi sulla parte, anche questo è il buio, questo è il buio completo. Abbia lavorato sulla modalità night mode. Questo è uno dei miei, diciamo, oggetti sfiziosi che ho in casa, di ricordo dell'infanzia. Non c'era luce, quindi l'unica luce che proveniva era una luce da dietro di un abat-jour, e questo è il risultato della Super Night Mode, che tra l'altro si attiva in automatico, quindi non è necessario per forza andarla a comandare dal menu delle impostazioni, ma grazie all'intelligenza artificiale il software riconosce in automatico quando è la modalità di passare in Super Night Mode, ed è molto 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 efficiente. Questa foto è fatta con lo zoom a 10x, questa è fatta con lo zoom a 30x. Qua però vi farò vedere un'altra cosa, che nel menu modifica sono stati aggiunti gli effetti per il cielo, quindi si possono modificare un po' i toni della foto, mettendo un cielo diurno, un cielo notturno, o anzi, questo è il cielo veramente notturno con addirittura la luna, eccola lì. Ma poi la cosa più bella è il cielo dinamico, e quindi potete un po' così salvate, potete un po' divertirvi a creare una foto che in realtà non è mai stata fatta. Altre foto fatte per farvi vedere lo zoom. Questo 30x direi che è molto definito, ero anche vicino al soggetto, 10x, questo è 5x,
E questa è la foto 1x e questo invece è il super grandangolo. Molto preciso, non c'è effetto a barilotto, guardate le piante come sono molto dritte, e soprattutto è veramente molto preciso in ogni dettaglio. Sulla parte fotografica ve ne farò vedere tante perché veramente mi ha colpito. Altre cose che mi hanno colpito, per esempio, la resa di questo cielo, anche qui potrei andare a metterne uno mio. Questa è una foto fatta a 30x, adesso vi faccio vedere di che cosa, di questo. Di questa finestra, ok, al buio quindi, perché a 10x ho fatto quella alla luce e a 30x ho fatto quella al buio, e comunque tenendo a mano libera, tenendo bene ferma la mano, questo è un 4x. E questa è chiaramente la foto fatta a 1x. Belle, per esempio, il fatto bella il dynamic range della fotocamera, perché si notano perfino le ombre, quindi non c'è un appiattimento eccessivo, come si vede anche in questa foto, non c'è assolutamente appiattimento nelle varie zone di luci e ombre, guardate qua per esempio, come è rispettata questa zona. Mi è piaciuto veramente tanto, non so se si capisce dalle cose che dico. Controluce, sono andato a fotografare il missile, che c'è il Museo della Scienza e della Tecnica, e anche il controluce non toglie qualità al dettaglio, anzi, tutt'altro. E poi ci sono delle foto che mi sono sbizzarrito a fare, così un po' per capire come si comporta il telefono, per esempio questo zoom della punta del missile a 4x. Mi sono un po' sbizzarrito con il sole, giocando con il sole. Quindi, questa è una foto 1x ed sono molto belli anche in questo caso gli effetti di range dinamico, perché mi vanno a prendere tutte le luminosità. Tornando alla parte della macro, si scoprono piccoli ospiti all'interno di alcuni monumenti, come questo, oppure si possono andare a scoprire questi piccoli elementi all'interno di questa, faceva parte di questa, come dire, scultura. Sono all'interno ci sono questi tagli e più sotto ci sono quegli elementi lì. Questo è chiaramente in controluce, bellissimo, bellissimo per il dettaglio, bellissimo per le foto, per le foglie, bello. Anche a 30x si riescono a scorgere gli elementi di questa pala, che in realtà a 1x è fatta così, quindi è molto dettagliata. Anche a 1x si vedono questi oggetti. In sequenza, grandangolo 1x, 4x, 10x, 30x. Poi le foto saranno anche nell'articolo. Si può giocare molto con gli effetti di luce e ombra. Questo è un 30x, però si può giocare veramente tanto anche con il sole e quindi creare qualche effetto. Mentre invece al buio, se questo è il palazzo che si vede, diciamo, in pieno sole, è altrettanto ben definito al buio con le luci. In ogni suo dettaglio. Se poi volete andare sulla modalità pro, potete ancora un po' di più giocare con la luce, ma lì dovete andare a manipolare un po' tanti parametri. Invece la macro vi sarà utile per scoprire che, per esempio, nel joystick DualSense della PlayStation 5, Sony ha messo tutti questi elementi, tutti questi simboli che vanno un po' a caratterizzare il DualSense. Magic Movie, anche perché ha gli effetti da film, ma questi vi ho già fatti vedere nella descrizione, funzionano abbastanza bene. Uno l'avete visto in fase introduttiva, altri vi permettono di creare
come dire, effetti cinematografici, sono un po' macchinosi da usare, va un po' presa la mano, però una delle cose più divertenti è l'effetto clona, perché con l'effetto clona potete fare o in modalità fotografica o in video col fermo immagine, fare voi stessi che fate più di una cosa e potete, che ne so, far vedere che lanciate un oggetto e poi lo prendete da un'altra parte. E siete sempre voi. La parte fotografica è, come notate, ha un'impostazione classica tipica di Xiaomi. Poi c'è la parte video, che ha, oltre gli effetti cinematografici che vi ho fatto vedere, ha anche una serie di altri effetti di equalizzazione del colore. I video in 8K sono di buona qualità, nulla da segnalare, sono video in 8K, non ci sono particolari controindicazioni. C'è anche da dire una cosa, che stiamo provando il Mi 11, abbiamo provato il Mi 11 con la release 12.0.2 del software. La release nativa di questo telefono dovrebbe essere 12.5 della MIUI, il che vuol dire sfoderare tutta la potenza possibile del telefono. Ultima cosa sulla parte fotografica, c'è questa funzione per fotografare 108 megapixel, quindi per evitare il night binning dei pixel, quindi invece quando si opera in maniera normale le foto reali hanno una dimensione di 12 megapixel, perché i pixel sono raggruppati in 3x3, quindi per 9, quindi 108 diviso 9 fa 12 megapixel. Se volete usare la risoluzione massima perdete un po' di effetti, soprattutto in notturna, però ottenete una foto ad altissima densità. Secondo me, quel tipo di funzione è usata solo quando volete magari fotografare un fiore o degli oggetti che sono talmente tanto dettagliati che non volete perdere nessun tipo di dettaglio. Detto questo, l'interfaccia è quella classica di Xiaomi, però molto semplificata, hanno tolto più che aggiungere, e questo l'hanno imparato finalmente anche rispetto al Mi 10T Pro, perché è un'interfaccia classica stock, io uso per esempio l'AppDrawer, ma potete anche non usare l'AppDrawer e avere tutte le app direttamente sul display. Una cosa interessante è, per esempio, il fatto che la sicurezza è affidata a vari tipi di protezione, dal segno, quello classico sul display, al PIN, al riconoscimento facciale, al sensore biometrico. Bene, installando l'app Mi Health o Salute, potete usare il sensore biometrico anche per misurare il battito cardiaco. Ok? Allora, una precisazione: l'app Salute o Mi Health non è ancora disponibile, probabilmente arriverà al 12.5. Io l'ho utilizzata scaricando una PK, l'ultimo disponibile, e questo mi permette però di farvi vedere che il sensore biometrico sotto al display del Mi 11 ha anche questo uso. Altre cose che vi posso raccontare sull'interfaccia sono l'eraser, che quindi vi permette di andare a cancellare oggetti che non volevate dalle vostre foto. Quindi prendiamo per esempio questo. Elimina, e potete eliminare manualmente degli oggetti anche aumentando la densità, rimuovere linee, se magari fate una foto con i tralicci questo vi rimuove automaticamente le linee, oppure rimuovere addirittura le persone, individuare le persone e ve le fa rimuovere. Io in questo caso voglio eliminare per esempio questa striscia, tac, e non c'è più, oppure voglio eliminare direttamente questo e piano piano lo toglio. Ok. È interessante, è una cosa interessante soprattutto quando si fanno le foto a persone che magari sono spostate di lato rispetto a voi, o se ci sono i tralicci, come in questo caso. Elimina, rimuovi le e vengono via. E qui praticamente la casa, andando a lavorare piano piano di dettaglio,
potete fare tutta una foto che in realtà non esiste, perché lui prende le linee, ma in realtà è una foto che non è mai esistita perché la state modificando voi, e guardate il livello, ho sbagliato qua, però guardate il livello di precisione nel ricostruire le parti che sono state tolte. Chiudo velocemente sul fatto che, proprio perché è un telefono cinematografico, oltre al video classico c'è il video pro, ok? Può essere fatta la doppia registrazione del video, quindi sfruttando la fotocamera anteriore da 20 megapixel, ok? F2.2 e 27 mm di lunghezza focale. Anche questa è HDR. E sfruttando la fotocamera posteriore, magari inquadrando la penna. Ma non solo, anche la parte audio è stata molto curata. Curata sia in fase di registrazione, quindi con una maggiore qualità di registrazione sonora, sia di riproduzione, perché nella parte audio, togliere per forza la cover, c'è una sigla che c'è scritto Harman Kardon, e questo significa che l'equalizzazione avviene, effetti audio, attraverso l'Harman Kardon, e la differenza si sente. Per quanto mi riguarda, il Mi 11 è uno dei telefoni, e io sono un patito, che in questo momento ha una riproduzione audio musicale multimediale nettamente superiore alla media. È veramente una gioia andare anche a ascoltare, soprattutto se magari usate Amazon Music con le tracce in HD, andare ad ascoltare proprio le sfumature, e la texture musicale è molto definita. Aggiungo app sicurezza per tenere sotto controllo il telefono, per fare in modo che sia sempre al suo massimo, funziona bene, soprattutto il pulitore, perché toglie un po' di cianfrusaglie che nel frattempo vi rimangono dentro. Guardate, addirittura ho già accumulato quasi 2 giga di file obsoleti, di cose, di pacchetti, di residui che vanno in giro. Usatelo spesso perché è finalmente diventato molto efficiente e molto utile. Alcune cose curiose che ho trovato nell'utilizzo sono queste. In impostazioni aggiuntive c'è addirittura la modalità pulizia altoparlante. Quindi, se magari usate, siccome la scocca non è IP68, non ha alcuna certificazione di prevenzione da intrusioni di acqua o polvere, se usate il telefono in condizioni un po' particolari, o comunque ogni tanto per togliere la polvere, utilizzate questa funzione per andare a pulire l'altoparlante stereo. Infatti, uno qua e uno qua, perché questo telefono dispone, grazie anche all'equalizzazione di Harman Kardon, lo speaker stereo. Altra cosa interessante, proprio qua sotto, la modalità bellezza per videochiamate. Se volete farvi vedere in maniera più bella quando vi videochiamano, qua è ottimizzato per WeChat, ma vi assicuro funziona anche per altro, va un po' a levigarvi il viso. Le funzioni speciali invece, perché la riorganizzazione del pannello impostazioni di Xiaomi ha portato ad avere alcune funzioni all'interno di sottogruppi. Nelle funzioni speciali troviamo queste: il turbo videogiochi, che vi permette di inserire le applicazioni che volete andare a ottimizzare per la parte grafica. Per esempio, mettendo Reface o mettendo i benchmark, otterrete il massimo, ma soprattutto non solo l'incremento di prestazioni, quindi sfruttando al massimo le prestazioni dell'hardware, ma soprattutto azzererete gli effetti di notifiche, di chiamate, eccetera, perché mentre state eseguendo questa operazione o state giocando, non verrete disturbati in alcun modo. E l'altra cosa interessante sono le finestre a comparsa, e cioè queste notifiche che vengono mostrate possono essere trasformate con questo effetto di swipe in una finestra da ancorare sul display per aumentare il multitasking. È interessante, per esempio, per i messaggi, per le mail o per i social, perché potete tenere lì in un angolo quello che vi interessa, il contenuto che vi interessa, e andare avanti a lavorare sul resto. Infine, la modalità light è quella che vi consiglio per i senior, quindi
tende a semplificare tutto ed è ideale per chi non vuole avere questa interfaccia magari un po' articolata, ma avere accesso solo alle funzioni principali e prioritarie. Verdetto, Xiaomi Mi 11, 8 più 128 GB, 799,99 euro. Per me è un gran telefono, processore, hardware incredibile, il display è il non plus ultra in questo momento, bellissimo, hanno fatto veramente un grande lavoro, hanno assemblato un telefono andando a curare ogni singolo dettaglio, in termini di prestazioni, in termini di efficacia e in termini fotografici. Ha meno di 800 euro. Peccato non abbia la micro SD, però secondo me a meno di 800 euro è un vero affare e io non solo lo promuovo, ma continuerò a usarlo come mio telefono principale.